Ciao a tutti! Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, io sono già in costume, cioè mi devo solo mettere un vestito. Allora, nell'altro video andavamo con Zoe al mare. Questa volta proviamo ad andare con Rook. Mi metto un vestito velocemente, poi partiamo. Vai Rook, vai, vai. Siamo arrivati a mare perché nonna sta mettendo una cosa dentro il soldino di quella cosa. Ma ha pagato i soldini. Quanti soldini ci sono? Allora possiamo andare a mare. Vieni, Rio, vieni. Vieni, bravo. Ti sei divertita? Sì. Con Ryuk? Sì. Dov'è Ryuk? Là. E Ryuk si è divertito? Sì. Gli piace il mare a Ryuk? Sì. Vuoi tornarci? Sì. Con Ryuk o con Zoe? Con Zoe, andavo. Con Ryuk no? Preferisci Zoe? Sì. Prima Zoe, poi Ryuk. Ah, e poi di nuovo Ryuk? Sei stancato, Ryu? Sono stancato. Adesso volevo lavare le cappe. Adesso andiamo. Allora, sto vedendo che l'ultima parte di questo video non l'avevo registrata per chiudere e vi volevo raccontare giusto cosa era successo, cioè, con Ryuk. Allora, Ryuk è molto più grande di Zoe, quindi è stato... Allora, a parte che Ryuk voleva nuotare molto di più, cioè nel mare, anche se anche quando Grace tipo era nel mare lui voleva seguirla, voleva andare anche più in là, nuotare proprio dove non toccava, mentre Zoe preferiva più uscire e correre fuori, infatti io ho corso un po' con lei sulla sabbia. Ryuk era impossibile correre, lui non vuole correre perché si stendeva proprio fuori, mentre nell'acqua... è stato anche, non so se l'ho ripreso, comunque siamo stati nell'acqua, cioè io ero tipo seduta con Grace che dove toccava e lui era lì che si rinfrescava dentro l'acqua e che non si muoveva proprio. Cioè Ryuk, secondo me a Ryuk piace molto di più, però è più pesante. Quindi quando inizia a tirare diventa un po' impossibile. Soprattutto un'altra cosa, quando lui esce dall'acqua che magari si vuole asciugare e quindi va sopra tutte le asciugamani, si struscia sopra di me, si voleva sedere sopra di me. È un casino con un cane grande, vabbè. Comunque è stato bravo, anche se lo lasciavo, stava lì, non se ne andava. Un'altra cosa che è successa è che sempre nell'altro video di Zoe avevo spiegato che ci sono questi cani che sono liberi. Sono dei cani, vabbè, sono piccoli, cioè vabbè, piccoli, tipo così, non troppo piccoli. Però sono dei cani comunque liberi, che sono cioè i proprietari sono tipo dei lidi, dei bar che ci sono.
però sono questi cani liberi che iniziano ogni volta che stiamo lì, ci seguono. E con i cani è un po' un casino, perché loro non seguono solo, abbaiavano a Ryuk abbastanza forte, perché Ryuk è maschio, Zoe femmina, quindi là ci seguivano, odoravano un po' e stop. Ryuk che è maschio, lo abbaiavano proprio, cioè cattivi, e Ryuk si è anche spaventato. Allora Ryuk è grande, ok, è grande, però è un cucciolone, anche se ha 4 anni. A 4 anni però ha paura di tutto. Quindi lui non abbaiava contro, lui abbaiava perché, cioè abbaiava, non è che abbaiava, aveva paura. E a un certo punto li ho, tipo, sono riuscita a girarli questi cani, e lui è iniziato a correre dalla parte opposta, cioè correva. Io mi ero appena lavato i piedi e immaginate un cane di, oddio, 35-40 kg che inizia a correre, a tirarmi, io con i piedi bagnati e le ciabatte che mi scivolavano, stavo per cadere, cioè io stavo tipo così, con i piedi che stavano quasi fuori dalla ciabatta, Ryuk spaventatissimo di quei cani piccoli, però poi mi sono fermata, l'ho accarezzato e l'ho tranquillizzato, sì, aveva paura, piccolo Ryuk. Vabbè, beh, diciamo che meglio così che lui che va addosso a quei cani, chissà che cosa poteva fargli, invece no, se n'è scappato. E poi voleva subito andare nella macchina e ritornare a casa. Quindi non lo so, però gli è piaciuto il mare, ma non gli piacciono secondo me i cani. Mi ricordo che dovevamo andare in vacanza e li abbiamo portati in una pensione per cani. Allora lì, per farli sentire a suo agio, ha liberato un cane molto amichevole con tutti, con Ryuk. Diciamo che Ryuk non è amichevole, ma non è nemmeno scontroso, Ryuk ha paura. Ma io in quel momento non lo sapevo, perché erano tipo i primi anni. Come vi ho detto, noi, cioè i cani, non, cioè, stanno qui liberi in campagna, non vedono troppi cani, troppe persone. Ha iniziato a correre proprio spaventatissimo, c'era questo cane che voleva giocare, che scodinzolava, voleva giocare con Ryuk. E Ryuk con la coda in mezzo alle gambe che correva verso di me piangendo, e poi si nascondeva, ed era più grande Ryuk di questo cane, però faceva ridere, sì, poverino. È grande, però è piccolo dentro. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, vi ricordo che giù in descrizione c'è il mio shop online, ci tengo tantissimo, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!